Un momento per il bilancio della vita? Ma diciamo di sì, 40 anni, 40 anni stupendi, per me questi valgono molto di più di quelli passati perché ho una famiglia tutta mia, ho due bimbi stupendi e quindi ho davvero un futuro molto più interessante di quello che mi immaginavo, perché se devo essere sincera non pensavo di fare figli così tardi e quindi di avere una vita così allenante come quella che sto facendo adesso. Hai scelto di fare tutto da sola, una scelta che però è in linea con Maurizio Cacciatore. Assolutamente sì, nessuna babysitter, poco aiuto dai familiari perché si va sempre a discutere, quindi io sono rimasta sempre col carattere abbastanza tosto e quindi me li tiro su da sola, ho l'aiuto ovviamente dell'asilo, insomma, che è importantissimo, però mi piace tenere i miei figli con me e seguirli il più possibile perché mi sento ancora più madre. Ti volti indietro? Ti saresti mai immaginata di vederti così adesso? Ma devo essere sincera, sì, perché ho smesso di giocare abbastanza presto, ho avuto dalla pallavolo le cose più belle, perché ho vinto tanto, ma la cosa che a me portava di più era quella di arricchirmi a livello proprio umano e la pallavolo mi ha dato tantissimo. Poi volevo smettere, volevo reinventarmi, ho fatto tante cose, ho avuto la possibilità di lavorare in tanti ambienti e poi rimaneva un attimino la ciliegina sulla torta e non pensavo, devo essere sincera, ero arrivata a un punto che pensavo che la mia vita sarebbe stata senza bimbi, invece a 40 anni sono arrivati. Pensando al tuo futuro, ti immagini in un'altra veste, magari ancora nello sport? Hai già pensato a qualcosa per gli anni a venire? Ma se devo essere sincera, questa è la prima volta nella mia vita in cui non ho tutte queste ambizioni grandissime perché sono bloccata da questo amore incredibile per i miei figli. Il solo pensiero di poterli lasciare anche un attimo mi blocca. So che non è un bene perché comunque è importante cercare comunque di fare sempre più cose possibile, però in questi anni ho avuto talmente tanto dallo sport, dalla vita e dai successi che ho avuto, che il successo più grande, che quello di essere madre, mi riempie tanto e mi dà tanta soddisfazione. Quindi me lo voglio godere al 100%. Tu hai un'immagine pubblica e un'immagine privata. Molti uomini hanno fantasticato su di te e invece avere Maurizio è questa, cioè una che sogna di stare in casa. Devo essere sincera, sì. C'è poco da sognare, la realtà è questa. Mi piace stare a casa con la mia famiglia. Ho un uomo stupendo che mi tiene a regime. E quindi sono molto, molto quotidiana, mi piace vivere le cose in casa, assaporare magari dei momenti che forse in passato non ho mai avuto, perché sono sempre dell'idea che nello sport il successo ti porta anche tanti momenti di solitudine, comunque di stare lontano dalle persone a cui vuoi bene. Io sono stata lontana per tanti anni da casa, però sono tornata e ho davvero qualcosa di bello che ho costruito da sola. Riviste patinate, hai fatto un po' di tutto nella tua carriera, oltre naturalmente a vincere molto. C'è un momento in cui si spengono le luci, ma a te non manca quella ribalta? Assolutamente no, perché quelle luci a me non è che fossero mai interessate più di tanto. Certo, sapevo che era un momento importante, sapevo che era un qualcosa in più che davo a me stessa, però non ho mai dato tanto affidamento a quel tipo di luce. Per me la luce più bella è quella di oggi, nel senso che è finalmente quello che cercavo da tempo e essere riuscita a realizzarla per me vale molto di più di tutto il resto. C'è qualcosa che ti manca del mondo della pallavolo che hai lasciato? Ma se devo essere sincera, mi manca l'atmosfera, i momenti nello spogliatoio, le città, le persone che ho conosciuto anche al di fuori, soprattutto al di fuori dello sport, perché sono quelle che davvero mi hanno dimostrato un grandissimo affetto. E un po' di nostalgia delle mie compagne tantissima, anche dei miei allenatori, quelli anche che ho odiato con tutte le mie forze, quelli mi mancano. Però gli allenamenti, le sedute pesi, le preparazioni, i ritiri, i silenzi, i telefonini spenti, quelli grazie al cielo no, chiamo in continuazione e faccio sport quando mi pare. Ecco, che sport fai adesso?
Ma sport è portare avanti e indietro questa terrazza qua a Livorno, la terrazza Mascagni, i miei figli, quindi faccio una pseudomaratona perché ragazzi è una roba allucinante, perché sono doppi passeggini con due bimbi che sono tremendi, che si picchiano, che urlano, che tirano di tutto, adesso hanno imparato a tirare sassi, quindi figuratevi voi come che pomeriggi tranquilli. Sono diventata anche un caso umano perché la maggior parte delle persone mi aiuta, perché mi viene in soccorso, perché oltretutto ho anche un cane. Non mi voglio far mancare nulla, quindi faccio avanti, dietro, avanti, dietro, e questo è il mio sport. È rimasto un legame con la Spagna? Ogni tanto vai ancora a Palma? Sì, appena posso torno a Palma di Mallorca, dove ho la casa e dove ho dei ricordi veramente belli e importanti per me. Ho giocato, ho vinto tanto, però è proprio un paese che mi ha dato e continua a darmi moltissimo, e mi piacerebbe farlo conoscere ai miei figli. Hanno un valore nei riguardi della famiglia molto più alto del nostro, e quindi mi piacerebbe che i miei figli vivessero questo. La famiglia si ferma oppure pensi di allargarla ancora? Ma se fosse per mio marito, anche se non è mio marito, però per me è più di un marito, quindi figuratevi voi, sì, io ci devo pensare, perché sono state due gravidanze, ragazzi, da non Coppe del Mondo, Grand Prix o Mondiali, Olimpiadi, sono state cose assurde, perché tra il primo e il secondo ci sono solo i 13 mesi, quindi ho fatto 2 anni di gravidanze, tra l'altro ho preso una valangata di chili, quindi sembrava un pachiderma che si girava qua per Livorno. Mi piacerebbe farne un altro, però devo spicciarmi, non so se livornese, però insomma devo fare in fretta, vediamo, può essere. Sei stata un simbolo sexy per un sacco di uomini, si diceva. Tu ti piaci? Sì, mi piaccio molto, mi piaccio anche con le mie rughe, perché ci ho messo 40 anni per farmi venire. Sono molto orgogliosa di come sono oggi, sono molto sicura di quello che sono oggi rispetto a quello che ero in passato. Ho delle sicurezze mie a livello umano che forse prima non avevo, perché forse ero troppo giovane o perché forse vivevo realtà differenti, e mi sento realizzata. Dai in voto i tuoi primi 40 anni? 10 e lode.